Niente fragore di applausi, ma volteggi silenziosi in un tendone rosa malinconicamente vuoto. Fino a prima del Covid, Diana danzava tra mille luci. Era la donna laser dell'Happy Circus, pronta a stupire tutti con i suoi mille effetti speciali. Matteo era un tecnico, l'anima luminosa e sonora che dava vitalità a spettacoli come quello di Diana e di molti altri. Il virus, però, ha fermato tutto, ma non la loro voglia di reinventarsi e cavarsela comunque. Sono diventati così dei rider, ma a quattro ruote. Col loro mitico pandino verde fanno consegne a domicilio a Palermo, la città che li ha temporaneamente adottati. Almeno Matteo, che è originario di Bergamo. Per Diana, originaria di Lecce ma con mamma e residenza palermitane, Palermo è casa. Entrambi sono rimasti bloccati insieme alla grande famiglia del circo nel piazzale antistante il centro commerciale Forum a Brancaccio. La sera vado con alcune compagnie di delivery a fare le consegne per Palermo, che comunque sia è un qualcosa che ad oggi rende. Siamo la coppia delle consegne su Palermo, perché ormai il pandino verde è famoso ovunque, su Instagram, da tutte le parti, perché lei non teme isole pedonali e tutto, e dà la possibilità di guadagnare, soprattutto di sentirsi utile, di non sentirsi fermi ad aspettare una data che non sappiamo neanche noi quale sia. Ormai conosco Palermo come se fosse la mia città Bergamo, perché quando mi chiedono le zone, le vie, ormai so dove sono, dove non sono. Ho scoperto una Palermo bella, nel senso che le altre volte sono stato a Palermo, col lavoro si girano sempre gli stessi punti. Diciamo, ringrazio questa situazione qua che almeno mi ha dato questa possibilità di imparare qualcosa di nuovo e vedere qualcosa di diverso. Sono sei i circhi fermi in città da quando è cominciata la pandemia. Intorno a loro tanti volti, tante storie di persone, artisti, che provano a farsi forza e continuano a sorridere nonostante le difficoltà. Per affrontare questo periodo di estrema necessità hanno unito le loro forze. Tre circhi, l'Orfei, l'Happy Circus e il Circo Acquatico, condividono lo spazio e gli sforzi nella periferia della città, in attesa che l'emergenza finisca. Ognuno si dà da fare come può, chi ristruttura i mezzi e le attrezzature, chi cucina, chi bada gli animali, elefanti, cammelli, bufali, coccodrilli, serpenti e persino un ippopotamo. Sempre però mantenendosi in costante allenamento per non perdere la forma fisica. I giorni scorrono lenti perché facciamo qualcosa che non è quello che facciamo sempre. Senza il nostro spettacolo ci sentiamo un pochettino mortificati e ci sentiamo un po' anche abbandonati. Se non ci arrendiamo è duro di riprendere, molto duro. Che si mangia? Pasta al tonno. Ah, al togni. Noi praticamente, noi viviamo nei circhi. La gente di circo vive nei circhi. Non è che noi abbiamo la nostra base, il nostro... I veri circensi sono per strada. Attorno a loro è scattata una vera e propria gara di solidarietà. Adesso vorrei anche ringraziare soprattutto il centro commerciale del Forum, il direttore che ci lascia stare qua, che non c'è nessun problema, per la corrente, per l'acqua, tutto. Vorrei anche ringraziare Alcol Diretti, che ci ha dato fino adesso moltissimo fieno, la chiesa che ci ha portato molto mangiare. E quanto mangia un elefante, ad esempio? Beh, un elefante deve calcolare da 250 kg a 100-200, diciamo, ok? Poi che dipende anche la classe di fieno, roba, 140-150 litri d'acqua, per spese animali quasi 350 euro al giorno. Ma gli aiuti non sono mai abbastanza. Gli aiuti che sono stati veramente miseri, considerando che noi siamo uno dei settori più colpiti, secondo me, perché il mondo dello spettacolo è fermo da un anno, io invece giro e la maggior parte delle attività lavorano. Io sono cresciuto che mio padre aveva già elefanti in casa, i miei figli uguali a me, e allora non so come spiegarli. Non si mangia, questo non si mangia. Tra le anime del circo c'è Vladi, clown settantenne che ogni mattina continua a indossare gli abiti di scena, cuciti dalla mamma, per non far perdere l'atmosfera e continuare a far sorridere anche sua figlia, la piccola Jasmine, che frequenta la scuola elementare del quartiere. In tutta la mia vita di circo non ho mai avuto una situazione così e speriamo di poter ricominciare a far divertire il pubblico. Grazie, grazie, grazie. Vado a prendere la mia bimba a scuola. Ciao! Sveste i panni da clown solo per andare a prendere la sua bimba, che sul suo super papà non ha dubbi. Come questo papà clown? Il numero uno! No!
danno numeri. No. Tutti i numeri sono.